Dottoressa Franca Tancredi, da pochi giorni ho preso servizio alla guida della prefettura di Rovigo. Che impressione ha avuto di queste primissime ore in Polesine? Un'impressione positiva, tanto già ieri sera ho avuto la possibilità di incontrare sia il sindaco della città di Rovigo sia il presidente della provincia, e poi ieri pomeriggio sono andata a Canaro e ci sta un concentrato di 5 sindaci, e quindi anche in quel contesto ho avuto la possibilità di già scambiare 4 chiacchiere, quindi l'impressione è sicuramente molto positiva, molto rispetto istituzionale e molta disponibilità al confronto. Come intende impostare il rapporto con il territorio polesano, con le istituzioni, con gli enti territoriali, con le parti sociali e con i cittadini? Sicuramente allora, la nostra vocazione, quella dei prefetti, è quella del supporto fondamentalmente agli enti locali e sindaci, il cui mestiere, perché è un vero e proprio mestiere oltre che vocazione, non è semplice. Considerando che si trovano a dover fare i conti con bilanci esigui, personale scarso, esigenze sempre maggiori che vengono dal territorio, quindi sicuramente supporto massimo ai sindaci e poi un'attenzione particolare con le altre, in un confronto interistituzionale anche e soprattutto alle fasce deboli, per fasce deboli intendendosi non soltanto coloro i quali sono affetti da disabilità, ma anche a coloro i quali soffrono o si trovano in situazioni economiche particolarmente disagiate, per evitare che il loro disagio possa incidere sulla società civile e creare problemi sociali sui quali intervenire in modo massivo, ed evitare poi quelle sfilacciature che possono creare problemi sul piano dell'ordine e della sicurezza pubblica.